Ciao, io sono Valeria. Benvenuti o bentornati in un nuovo video. Più precisamente in un cosa mangio in un giorno. Qual è la vostra colazione preferita? Ormai lo sapete, la mia colazione preferita è il porridge. Nel corso di questi anni ho sperimentato diversi porridge alternativi a quello classico fatto con i fiocchi d'avena e posso dire di essere riuscita a trovare delle validissime opzioni. Le mie preferite? Dopo quello di amaranto è sicuramente quello di quinoa, fatto proprio a partire dai semi di quinoa. Un modo diverso e goloso per consumare questo pseudo cereale. Dovete assolutamente provarlo. Trovate la ricetta sia qui sul canale che sul mio blog. In casa non avevo praticamente frutta al di fuori di questa banana, quindi ho optato per lei. Mezza l'ho tagliata a rondelle e l'ho tenuta da parte per la guarnizione finale, mentre l'altra metà l'ho schiacciata con una forchetta e l'ho aggiunta alla quinoa a cottura ultimata, così da rendere il mio porridge più cremoso e al tempo stesso dolcificarlo in modo naturale. A questa ho aggiunto anche la bevanda vegetale, per me di soia, e un misurino di proteine in polvere. Ingrediente facoltativo, ma io le aggiungo per aumentare la quota proteica del pasto, dato che mi sto allenando in palestra e voglio aumentare un po' la mia massa muscolare. Ho completato il porridge di quinoa con la banana tagliata a rondelle, nocciole tostate e il burro di mandorle, ovviamente. Dopo le foto di rito per la miniatura del video e per gli altri social, di cui vi mostro qui un dietro le quinte, posso finalmente gustarmi la mia colazione, buonissima, ma ahimè già fredda. Chi come me fa video ormai è abituato a mangiare tutto freddo, ma va bene così. Nel mentre, Nera ci teneva proprio ad essere la protagonista di questa parte di video. Che ne dite? Le regaliamo un bel pollice in su per quanto è bella e morbidosa? Lei è davvero tanto carina, infatti mi fa sempre compagnia mentre faccio colazione. Un po' troppa compagnia, direi. Il porridge è una colazione nutriente e saziante, infatti a pranzo non ho mai troppa fame. Quindi ho optato per un riso one pot super facile e gustoso, che si prepara in 15 minuti esatti di orologio. È ideale per quando avete poco tempo o voglia di cucinare e credetemi, il risultato vi stupirà. Potete customizzarlo con le verdure e i legumi che preferite. Infatti io lo faccio ogni volta in modo diverso, in base a quello che ho nel frigorifero. Questo è inoltre un ottimo modo per ottimizzare gli avanzi ed evitare gli sprechi. Io, per esempio, avevo dei broccoli già cotti, una carota e del tofu, unico ingrediente che cucinerò a parte perché voglio che sia croccante e dorato. Taglio la carota julienne e la tengo da parte. In una padella antiaderente metto tutti gli ingredienti, compresi i condimenti, e li peso direttamente usando una bilancia posta sotto. Metto il riso basmati, il mio preferito, sale, curcuma, olio evo, acqua o brodo vegetale e infine la carota tagliata. I miei broccoli sono già cotti, ma in caso li abbiate crudi, aggiungeteli direttamente tagliati in piccole cimette. Copro e vado ai fornelli. Il tempo che raggiunga il bollore è in 10 minuti sarà pronto. Mentre il riso cuoce a fiamma dolce, mi occupo del tofu. Lo taglio a cubetti e preparo il condimento. In una ciotola metto la salsa di soia, l'olio, lo zenzero in polvere e il mix di erbe per arrosti. Aggiungo i cubetti di tofu, mescolo per amalgamare bene con il condimento e cuocio, indovinate dove? Esatto, in friggitrice ad aria. Questo pranzo è proprio zero sbatti perché le due cotture vanno praticamente da sole e non serve stare lì a controllarle. Una volta cotto il riso, aggiungo i broccoli cotti e do una bella mescolata.
Impiatto il mio riso one pot e lo completo con il tofu cotto in friggitrice ad aria e i semi di sesamo. Questo è un piatto unico furbo e gustoso. Potete usare le verdure che avete in frigo e usare dei legumi al posto del tofu. È davvero buono e me lo sono proprio gustato con soddisfazione. Amo impiattare con cura il cibo che preparo e lo faccio sempre anche nel mio quotidiano, perché credo che trovare il bello nelle piccole cose sia un atto di amore verso noi stessi. Ma poi, quando mangio, mescolo tutto insieme e sembra quasi un mappazzone. Chi fa come me? Nel pomeriggio sono andata a fare un po' di acquisti per la cucina. In particolare sono andata da Tiger e da Pepco, dove ho trovato alcune cose carine. In realtà ero andata perché cercavo un articolo in particolare, ma non sono riuscita a trovarlo e ci sono rimasta malissimo. Ma adesso vi mostro cosa ho preso e facciamo insieme un piccolo haul. Era da tanto che non compravo articoli per la mia cucina. Ovviamente ho una mania per questo genere di articoli. E anche se ho preso poche cose, sono abbastanza soddisfatta. Ho preso una grattugia per il formaggio vegetale, ovvero per il gondino che adoro grattugiare sulla pasta, una rondella per pizza, questo mini barattolo con cucchiaio incorporato e tappo in sughero, davvero molto carino, che penso userò proprio per il mio chia pudding. Come vi dicevo, stavo cercando un altro articolo, ovvero la versione più grande di questo barattolo. L'avevo visto nel video di una ragazza qui su YouTube. Diceva di averlo comprato proprio da Tiger, invece non c'era. Uffa! Fatemi sapere se avete mai visto da Tiger il barattolo con il cucchiaio nella versione grande. Adesso passiamo ai piatti, che come sapete sono fondamentali per i miei video. Ho preso questo ingress con i bordi irregolari, molto carino e particolare. Lo userò sicuramente anche per i miei pancakes. Questo più irregolare con i bordi beige, che invece ho preso da Pepco ed era anche scontato. E infine questo con il bordino alto, di questo bianco tendente al giallo. Questo è della linea di MasterChef e anche questo era scontato. E per finire ho preso queste forchettine da dessert color oro. Se mi seguite avrete notato sicuramente la mia fissa per le posate oro. Trovo che nei video e nelle foto risaltino di più. E le forchettine da dessert mi mancavano alla collezione. Che dolce mi suggerite di preparare così le utilizzo in un prossimo video? Scrivetemelo nei commenti. Infine ho tolto tutti gli imballaggi che fortunatamente erano abbastanza contenuti, soprattutto in termini di plastica. Ed ho messo tutto tra le cose da lavare. Che ne pensate? Vi piacciono i miei acquisti per la cucina? Come vola il tempo quando ci si diverte a scartare e sistemare i propri acquisti. Infatti si era fatta ora di cena. Ero abbastanza stanca per le commissioni fatte nel pomeriggio, quindi volevo qualcosa di veloce, completo ed appagante. Così ho optato per una squisita frittata al forno a base di farina di ceci. Proprio come per il pranzo, anche questa ricetta è zero sbatti. Si prepara sporcando una sola ciotola, non serve cuocere gli ingredienti a parte, e poi ce la dimentichiamo in forno fino a doratura. Furba, vero? Preparo una pastella arricchita mettendo in una ciotola la farina di ceci, il sale, la curcuma e il pepe. Verso metà dose di acqua e metà dose di bevanda vegetale. Nel mio caso sempre di soia non zuccherata. Mescolo bene fino ad ottenere una pastella fluida e senza grumi, che non serve far riposare.
Preriscaldo il forno a 200 gradi, modalità statica, oppure potete metterlo a 190 gradi, modalità ventilata. Così la frittata verrà più croccante e dorata in superficie. Aggiungo il condimento direttamente nella pastella, perché come vi dicevo voglio che sia un piatto unico, con proteine e verdure tutto in uno. Verso le olive taggiasche, i pomodori secchi tagliati a pezzi e lo spinacino lavato e asciugato. Per una versione ancora più gustosa potete aggiungere un po' di mozzarella o di formaggio veg grattugiato. Sentirete che bontà! Preparo una teglia quadrata 20x20 e la rivesto con la carta da forno. Nel video del banana bread vi mostro come fare per tagliarla precisa. Se volete recuperarlo ve lo linko qui sotto al minuto preciso dove lo mostro. Questa non è una ricetta dietetica, ve lo dico. Infatti, affinché venga bene è necessario oliare molto bene la teglia. Io mi aiuto anche con un pennello per distribuirlo bene. Verso tutta la pastella pulendo bene la ciotola con una spatola. E completo con un altro generoso giro d'olio. Eh sì, ve l'avevo detto che non è una ricetta dietetica. Ma credetemi, ne vale la pena. E adesso via in forno a cuocere per 30-40 minuti. La cottura dipende molto dal vostro forno. In genere nel forno a gas tende a bruciare in superficie, per cui occhio! Ed ecco pronta la mia bella frittata ricca. Aspetto che si intiepidisca un po' prima di toglierla dallo stampo. Quindi la taglio in quattro o più pezzi. La mia era ancora bella fumante, come si può notare. Ma per fortuna non si è rotta. Questa frittatona ricca è un salvacena perfetto. E anche in questo caso potete personalizzarla con le verdure che preferite oppure con quelle che vi avanzano in frigorifero. Provatela perché sono sicura che l'adorerete e la preparerete spessissimo. Se il video vi è piaciuto, sostenetemi lasciando un like e un commento. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno uno dei miei prossimi contenuti. Grazie per aver trascorso del tempo prezioso con me. Ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!